Che carino questo palloncino! Dai, vieni, vieni, che facciamo il giro, giro tondo! Giro, giro tondo! Casca il mondo! Tutti insieme! Comunque, vero mamme? Allora iniziamo! Allora ragazzi, adesso iniziamo con la carta igienica challenge. Siete pronte? Sì! Certo! Ok, chi inizia? Io! Aspetta, facciamo vedere prima i premi. Allora, okay, nella striscia rossa abbiamo dei cioccolatini buonissimi, ok? Poi abbiamo, fa vedere? Delle barrette cioccolatose. Terzo premio, dei dolcetti di tutti i tipi assortiti. Poi ci sono le patatine buonissime, che sono le mie preferite. No, anche le mie. E primo premio, il più buono, il coniglietto di Pasqua. Allora, pronti via, vediamo chi vince. Vai. Inizia Lu a tirare la carta igienica, vai. Dove va? Niente! No, vinci questo! No, non vinci perché non è sulla linea, non è direttamente sulla linea. Vedere la faccia di Lu disperata che ha perso. No. Chi tocca? Vai! Vai, Sofì. Sofì, vediamo se sarà meglio questo tiro. No. Pronti? Via! Io vado! Volevo dirvi che se nessuno riesce a vincere, come in effetti siete delle schiappe, scusate, cosa avete detto? No, permettersi mai di dire una cosa del genere, mai. Stavo dicendo, se perderete, come infatti sarà, mi papperò tutti i premi. Grazie. Non devo fare niente, devo solo stare seduta a aspettare le vostre... Me la pagherai questa! Come si può dire? Le vostre sconfitte, ragazze. Vai, Ginny! Perdi, perdi! Ginny, bravissima! Ma io ero arrivata appena così prima! Mia sorella non doveva vincere! Va bene ragazzi, sarà una challenge lunga, quindi preparatevi, Estrellitas. Andiamo avanti, ci mancano ancora 1, 2, 3, 4 premi. Pronti? Va bene, tocca a me. Proviamoci. Vai Lucrezia. Sono dietro quel pezzo di campo. No, no. Ok, pronti, partenza, via. Andando tutto secondo i miei piani, i premi sono miei. Vai Sofì, vai Sofì! Non come ha fatto quella. Vai Sofì! Tira e prendi il premio che ti piace di più. Vai. Sì, grazie. Dai, io me lo chiedo. Vai Sofì. Io sono l'unica che non ha ancora preso nulla. Ma dai, prenderai qualcosa prossimo tiro. Forse. Almeno forse prenderò questi. Ma io cerco di prendere. E ora il turno di Ginny che si accinge a tirare una mega carta igienica nata. Vai! Vai, vai, super carta igienica! Sì! Mia sorella non ha preso nulla! Vai, Lu, tocca a te! Vai, si è abbattuto.
cosa, non ce la possiamo fare. Grazie al cavolo, tu ti vuoi prendere tutti questi buonissimi dolci. Allora, quanti tiri facciamo ancora? L'ultimo tiro, eh? No! Ragazzi, l'ultimo tiro e poi se non riuscite a prenderli me li pappo io. Te lo puoi scordare. Prova a picchiare questa striscia rossa. Vai. Vai. Entra oggi. Wow! Non c'è più niente, era il tiro di prima questo. No. L'ultimo tiro per Ginny? No, volevo farlo ancora. Vai. Ma tu... Sì, mamma mia. Niente? No. Avete perso? Sì. No, avete finito? Sì. Io non ho Giulia! Nulla! Benissimo! Questi primi sono miei! Sapevo che avrebbero barato! Ci sono i premi! Allora, mi dimenticavo di dire che questa è una challenge sponsorizzata da Shein! I nostri vestiti preferiti! E ci hanno mandato 3 capi per Lu, 3 capi per Ginny, 3 capi per Sophie e 3 capi per Bonnie! Allora, challenge? Io. Ok, quindi tu hai diritto a un premio. Pesca. Vai, pesca, vai. Chiudi gli occhi. Wow. Vai, tira, 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 tira. Cosa c'è scritto qua? Lu. Lu, aprilo. Poi, vediamo che cosa c'è dentro. Oh. Che cosa c'è? C'è scritto, no, aspetta un attimo. È mio. Qui c'è scritto Lu. Perché tesoro? Ma perché dietro c'è scritto Ginny? C'è una X con dietro Ginny. C'è uno dei tuoi premi. Uno dei tuoi premi è andato a Ginny. Come mai è successo questo? Vabbè, se non abbiamo capito lo capiremo più avanti. Una bellissima felpa. Benissimo, allora mentre Ginny si va a cambiare peschiamo il premio per Sophie. Dai. Vai. Che cosa c'è scritto nel biglietto? Sophie. Wow. Ok, allora questo è il tuo premio, Sophie. Vai a cambiarti anche tu. E vi aspettiamo a vedere come sono questi bellissimi capi. Yeah. Devi avere un po' di pazienza. Non lo farò mai. Arriverà anche il tuo turno. Dai. Eccole, le nostre modelle. Vediamo, ecco modello, tutina. Sai cosa sembra? La tutina di Among Us. Perfetto. E vediamo Ginny. Wow, vediamo cosa c'è scritto. Love you, you ever. Every minute. Ti amo ogni minuto, adoro. Ma stupenda. Benissimo. Allora, tutto chiaro fino adesso, ragazze? Beh, non proprio. Non proprio, io mi... Ecco, guardate, qui c'era scritto Lu, ma questo vestito non l'avevo scelto io, l'aveva scelto mia sorella. E dietro, proprio il bigliettino che avevo fatto io, c'è scritto Ginny. Come è potuto succedere? È normalissimo. Capiremo più avanti, chi lo sa. Andiamo avanti con le prossime challenge. Va bene, ragazzi, allora la prossima challenge è uno scioglilingua. Vediamo chi di voi riuscirà a farlo. Velocissimo. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa! E mo vi voglio vedere. Voi estreita a casa siete capaci a dirlo velocissimamente? Sopra momento di allenamento! La capra campa, sotto la panca la capra crepa! Crepa! Sopra la panca la capra, sotto la panca la capra crepa! Ok, allora adesso... Avete 3 possibilità e poi dopo io deciderò chi di voi l'ha fatto meglio e chi ha vinto, perché sono giudice. E anche qui chi perde, il premio di chi perde me lo sgranfigno io. Ok, iniziamo. Ok, Sophie fuori uso, svenuta. Portiamo la via. Attenzione che vi fate male. Allora vai, sedetevi nel...
situazione nel patibolo, vai. Allora, 1, 2, 3, prego. Iniziamo con la prima concorrente, Lu. Vediamo se questa volta riuscirai a vincere tu prima. Allora, vai. Sopra la capra, là. Vai. Sopra la panca, la capra. Più veloce, bocciata. Primo tentativo fallito, via. Ma non me la ricordo. Allora, secondo tentativo fallito, hai un... Ti lascio in pausa, vai. Sofì. Velocissimo, sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa, vai, veloce. Sopra la panca la capra scappa, sotto la panca... Sbagliato, primo tentativo finito, tocca a Ginny, vai. Sopra la panca la capra campa, sotto la campa... No, sbagliato, vai, tocca a te, secondo giro. Sopra la panca la capra campa, sotto la capra... La campa. Sotto Ginny però... No, sbagliato, secondo... per Sofì è tutta colpa di Ginevra, ti ho detto campa. Allora vai, vai Sofì, tocca a te. Come uccidersi tra sorelle, va bene, va bene, ok, ok, andiamo avanti Sofì prima che si ammazzino. Aiuto, time out, time out. Sopra la panca la capra ma perché salti, scusa. Ansia. Bocciata, olè. Tocca a Ginny, secondo tentativo. Allora, sopra la cam... No, sbagliato, vai. Lu, ti vuoi concentrare bene? Ragazze, ultima possibilità, vai. Sopra la panca la capra Sì, è crepata, è morta. La panca è crepata. È crepata la capra, poverina. Quante volte l'avete fatta morire? Ultimo tentativo per Sofì e per Ginny. Non ce la farà mai. Vai. Neanche io. Sopra la panca la capra panca. Su. No, non è campa, è campa. Vai, tocca a te. Hai detto campa. Hai detto panca. Panca? Hai detto panca. Allora, sopra la panca la capra campa, sotto la campa... No! Mi dispiace, avete perso tutti e tre. No, mi dispiace, no. Sì, sì. Te lo scordi! Allora passiamo alla prossima... Anzi, ora me lo prendo io il vestito. No, vai. Veramente? Sì, sì, sì. Oh, no! The winner is... E comunque io lo sapevo dire meglio di voi. Ma tu non fai le gare, non sopra è giusto! Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Quindi è mio diritto. Non prende il mio. Di chi è? Oh, che peccato! Di Ginny! Cigano, sono in destra! Ecco, ti chiamo così, sei brutta. Allora, calma qua. Questo è il premio di Ginny. E questa è una felpa. Non era proprio la mia preferita, però va bene lo stesso perché come Italia ci siamo, mia cara. Ci godo. Come mi sta? What you worry? Andiamo avanti ragazzi con la prossima challenge. Allora, che challenge c'è adesso? Allora, c'è quella della bottiglia. Dobbiamo farla arrivare in piedi così. Allora, si lancia. E senza ovviamente tenerla, deve atterrare in piedi, così. Certo. Va bene, allora proviamo. Questa è la tipica challenge da TikTok che fanno gli youtuber e vogliamo provare a farla anche noi. E inizio come sempre io, vero? Dai. Voilà. No. Vai, vai. Vado. Arrampica, vai. Io prima, quando non si stava registrando, io l'ho fatto. Ma non ci crede nessuno, ma... Ma è vero! Bugia, vai. Dai, Sofì! Quasi! Oh. Secondo tentativo. Ok. No! Il mio polso è molto snodato, vediamo se riuscirà. Se mi arriva in testa non è colpa mia. Pronti? Vai, tutte insieme, vai, proviamo. Alla cosa lì. Tu hai già vinto? Ah, ma la maga, una maga. Ma io prima la provo. Con classe. Ah. Ragazzi, non ci riuscirò mai. A tempo, sta scadendo il tempo. Oh no. Quanto
tempo, non abbiamo più possibilità. Vale. Guardate! Io ho vinto! Au! Sofia è tapiratissima! Secondo me Sofia le sta scendendo una lacrimuccia! Ragazzi! Non mi spaccare la telecamera! Ragazzi, guardate! Vabbè, sta per scadere il tempo, eh! Ma dai! 10, 9, 8, 7, 6! 5, 4, 3, 2, 1 e finito! Stop al tempo e avete... Cioè, hai barato? No! No, mi dispiace. Fuori tempo, mi dispiace. Andiamo a prenderci i premi, Ginny, vai! Adios! Rimanete pure lì a provare, noi ci prendiamo i premi. Vai, Ginny! Mentre le due nanette continuano a provare che ormai c'è buonanotte, finita la challenge. Ma glielo dici tu che è finita la challenge? No, facciamole continuare. Vabbè, allora intanto noi ci prendiamo i premi, dai. Uno, sì. Tu, chiudi gli occhi. Che succede qui? Ah, niente, non ti preoccupare, vai. Ah, no, ma guarda che fortunata! Si è preso un premio Ginny e ora tocca a me. Ma io Sì, chi è? Guarda un po'. Moni? Moni, questo è mio. No, non questo è. Ma non stai così. Questo è mio. Che me ne vado? Una bellissima maglietta, ragazzi, ragazzi, andiamo a cambiarci. Vai, la mia maglietta perfectly imperfect, giusto? Sì, perfettamente imperfetta. I tuoi jeans stupendi, devo dire che Shein ci ha fatto dei bellissimi regali, ragazze. Siete contente, ragazze, dei regali? No! Piacciono i tuoi regali Shein? Io ho fatto un'altra volta ora. Mi prendi in giro? Ho fatto per tre volte fuori nella gara. Vabbè, con le due, perché ti devo dire, se noi vinciamo mica è colpa nostra. Grazie. Ginny, ma tu le senti che stanno litigando, sì, di là perché hanno perso? Andiamo a vedere cosa fanno, andiamo a spiare le streghe. Arrabbiate, eh? Sì. Poverine, povere cucciolette. Vabbè, che ci possiamo fare noi? Niente. Andiamo a vincerci altri premi, dai. Andiamo. Allora, ragazze, prossima challenge: fare l'uovo in padella. Ma vale se anche io lo rompo e va a finire qui sul tavolo? No, allora adesso cuciniamo per davvero. Veramente. Si prende l'olio. Ok, guardate. Impariamo a cucinare oggi? Okay. Io so già cucinare. E si mette, cameraman. Benissimo. Allora, adesso accendiamo. Ok. Ma tu sei proprio pazza, te lo dire. Va bene? Poi, ci abbiamo qui per le nanette anche. Vai. Chi come, inizia? Chi inizia? Come sempre inizio io. Allora, attenzione perché tua mamma mi uccide se ti fai male qui a cucinare. Che la mamma sarebbe la carne. Mi raccomando, Strigitas si cucina sempre con un adulto di fianco, eh. Allora, io vigilo qui, ti tengo la padella, giriamo qui l'olio e adesso dovrai prendere... Ma ci mangiamo veramente dopo le uova? Allora, qual è lo scopo della challenge, Strigitas? Allora, lo scopo è fare un bel uovo al tegamino o cosiddetto uovo all'occhio di bue, quindi non deve rompersi, ok? Si prende questo, si spacca qui, si apre nella padella. Riprendere bene la padella qui, ragazza. Vai, attenta che scotta, quindi spaccalo con decisione, Lu. Vai, ancora, ancora. Io avrei paura. Spacca, spacca. Chef Lu, come poteva?
No, scusa Lu, hai vinto, eh? È chef Lu, perché se voi avete visto i video dove cucinavamo per Aggy Waggy e Kissy Missy, c'era lo chef Lu. Troppo facile per lei questa challenge. Buonissimo questo uovo. Tra poco per merenda ci mangeremo le uova, ragazzi. Veramente? Allora ci mettiamo un po' di sale e voilà, questo uovo è perfetto. Perfetto. Io ti tengo la padella, vai. Vai, Sofì. Sofì, c'è la paura. Brava. No, non ci posso credere. Sei stata bravissima, Sofì. Brava. No, io non ho vestito. Io non la faccio sto challenge, perché se perdo ci faccio una figura proprio barbina, ragazzi. Mi avete chiamato per cosa? Non sai cucinare. Allora manca Ginny e manco io. Vai. Wow, voglio vedere mia sorella come perde. Ok, adesso tocca a Ginny. Non posso fare questo compito. Aiuto. Vai, 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 tu tieni la padella. Dai ragazzi. Vai Ginny, ce la fai? Come stai? Emozionata? Questa sfida almeno non l'ha vinta. La sorella è felicissima. Allora adesso tocca a me. Vediamo la Moni cosa fa. Mi viene l'ansia perché le due piccole sono state troppo brave, quindi ovvio la chef Lu allora, non delude nessuno. Vediamo come viene, ragazzi. Me la sono cavata almeno a fare l'uovo. Ce la faccio. Tutti i giorni l'uovo. Bene, allora adesso possiamo andare a aprire i primi. Allora, adesso tocca a voi due, vai. Chiudi gli occhi. Vai, vai, vai. Vai. Delle due nanette, Lu e Sofì. Che bello! Guardate questo bellissimo outfit. C'è un gattino qui con scritto miau. E questi bellissimi pantaloncini corti sono veramente carini. E adesso passiamo all'outfit di Sofì. Sofì, descriviti. Io c'ho i pantaloni a zampa lilla. Ma mica che dovevi pescare anche te? È vero? Già, devo pescare anch'io. Allora adesso tocca a me. E casualmente mi è capitato questo. Cioè proprio non è che l'ho scelto, no, mi è capitato. Allora è l'outfit di Ginny. E credo che nel suo preferito. No, io aspettavo solo questo, ragazzi. No, ragazzi, questo è il più bello di tutti gli outfit. Guardate che bello. Wow. No, ragazzi, mi sembra di tornare indietro negli anni, non so, 50. Quando è che si usavano solo? Mi manca la motocicletta e andiamo. Oh, ma adesso... Dai, Ginny, poi... Ma non fare questo fatto. Preoccupare, qualche volta te l'ho presto, sì. Comunque adesso ragazzi andiamo a fare merenda. Finalmente un po' di merenda, perché ragazzi tutte queste challenge, vincere così tanto mi stava iniziando un po' a stancare. Queste sono buonissime. Le mie profili. Già, le mie preferite. Allora, a me piace fare la merenda con le patatine. Però mi piace anche il caffè latte, voi? Io le cose più dolci. Guardate, io oltre alle patatine cos'ho? Questo l'ho rubato da mia sorella. Cioccolatoso, buono. Cos'è? Il tuo profiterol. Allora, chi è che vuole le uova da mangiare adesso? Io. Vuoi l'uovo? Sì. Tu vuoi mangiare l'uovo?
Va bene, allora per merenda si può mangiare anche l'uovo, non so, una cosa un po' strana, però c'è chi lo fa. Sì, è molto strana. E poi? Estrellitas, intanto siamo arrivati ancora, non abbiamo ancora finito la challenge, quindi rimanete con noi perché adesso ci riempiamo un po' il pancino e poi continuiamo a mangiare. Ma soprattutto, che cosa dobbiamo chiedere alle Estrellitas? Perché dobbiamo diventare sempre di più, ragazzi. Ma certo, questo è un mondo di divertimento. Allora, che dobbiamo fare? Iscrivetevi, cliccate la campanella, bling bling, e collisciate. Va bene, ecco le uova. Potete anche mangiarvi le uova. Grazie. E ci vediamo fra pochissimo. E ciao. Abbiamo... No, vabbè, questi veramente si stanno mangiando l'uovo a merenda. Abbiamo inventato delle nuove patatine. In realtà le ha inventate lui. Mamma, sono lo chef Lu. Le patatine immerse nell'uovo. Guardate quanto sono che buone. Che schifo! Buono, Sofì? Sì. Ti sei sbaffata sotto l'uovo? Non dovrei lavare il piatto. E anche io l'ho finito. Quindi abbiamo il profiterol. Ah, pure tu l'uovo, ma... Cioè, io non lo so. Ma veramente pizzica. Ma certo. Cioè, ma scusate, ma come si fa a mangiare l'uovo a merenda? Ma voi, non lo so, Estrellitas, è normale questo, secondo voi? È normale mangiarsi l'uovo a merenda? Io dico che è normalissimo. Abbiamo fatto la cena. Ma per e me... comunque, a chi piace può mangiare tutto. Vabbè, lasciamo perdere. Però adesso basta pasticciare Nutella, cose nell'uovo, già le patatine, cose strane. Cioè, non esageriamo, eh. Quelle si chiamano delizie. Ok, adesso che ci siamo rifocillate, abbiamo fatto una bella merenda, siamo pronti per la prossima challenge. Abbiamo qui delle bellissime noccioline e vincerà chi lanciandole riuscirà a prenderle con la bocca. Ok? Allora, chi inizia? Dai, Sofì, inizia tu. Wow! Ok. Uno, due... E tre, via! Ah, caduta, niente! Ci provo vai. Io! Vediamo. Ah! La presa! Bravo! Vai, vai, vai! Niente, finita per terra! Ok, ci provo io, direi. Non male! Me l'ho fatto così, non è andata bene. Vai! Buone. Ci voglio riprovare. Mi è andata sul lato. Ci provo io. Ah, ce l'ho fatta. Ok, proviamo. No. Tocca a me. Vado io. Ok. Brava. Ragazzi, questa challenge è superata tranne da lui. Aspetta, no. Facendo un disastro. Così ti arrivano i topi in casa. Che schifo. No. No, i topi no, eh. Ah, i topi no. No, no, no. No, vabbè, basta. Stop, stop. Stop, passiamo all'ultima challenge perché qui si sta degenerando. I vestiti, scusa. Ah, dobbiamo prendere i vestiti, giusto? È vero. Non c'è il premio qui, eh. Ok, allora, pescare i premi di Shein. Vediamo che outfit bellissimi avete, vai. Gli occhi. Chiudi, non barare, eh. Qui. Che cos'è? C'è scritto Sofì. Oh mamma, che bello. Guardate, wow. La scritta Sofì. E direi che è molto, molto carino. Che bello. Oh no, povera Sofì. Poverina. Sofì. Era il tuo outfit più bello. Mi sa che... Io? Mi sa che mi conviene scambiarveli a sto punto.
Eh no, però si fa come il gioco. Per le taglie, mi sa. Vabbè, vedete voi. Mi sa che ti va piccolo e te ti va grande. Lulu! Che bello il tessuto! Guardate, è bellissimo! E poi, Jimmy, tocca a te. Ok, vedete. Ma non ho finito! Ok. Ho paura di ciò che mi potrebbe capitare. Una... Timoni! No! Questo l'ho pescato io! Una magliettina! Con le maniche sbuffo! Io voglio cambiarmi! Andate a cambiarvi, dai! Eccole prontissime, vediamo gli outfit indossati! Ciao! Wow, ma questa è la tutina che aveva scelto Sofì! Veramente carina! Per la ginnastica! E questa, scusa... Che... Non ditemi che mi sta grande, perché ha fatto apposta così! Guardate, anche lei gli arriva alle ginocchia! Cioè, ma avevi scelto questa taglia? No, è fatto apposta! Ma sai cosa sembri, Sofì? Togli... Cosa? Sembri un fantasmino. Magari lo chiederà a lui. Sembra per carnevale, perso un unicorno. Non lo so, guarda, veramente. E Jimmy, questa è la mia maglietta. Vediamo, vediamo. Oh, a me piace. Devo ancora aprire perché anch'io ho vinto, ragazzi. E qui dentro ne rimane solo uno. Vediamo che cos'è. Moni. Come Moni so? Moni? Cioè il mio è di Sofì? Questo è tuo? Cosa? Ragazzi, vi ricordate anche all'inizio c'era scritto Lucri X e dietro c'era scritto... Ma in realtà è di Ginny! No! Ho capito, praticamente noi abbiamo avuto un outfit in meno di loro! Mi viene da ridere, sono triste, però vedere la sua faccia mi viene da ridere! Tu Lu, cosa hai avuto? Allora, io ho avuto questa tuta. Sì? Che erano abbinati con la maglietta del gatto. Ah, solo questo, questi due. Tu sai cosa hai avuto? Questo... Allora, ho vinto questo outfit. Questo. Quindi questo. Sono due. Più questo. Tre outfit, giusto? Tre, sarebbero questi. E tre. Tu? Io ho avuto i pantaloni, questa maglietta e... No, ma io ne prendo un... Tre. Io invece ho avuto questa. La maglietta sono due, più questo tre. Quindi io tre, tu? Tre. Tre, due. Ah, io ho avuto anche questo. Quindi io ne ho avuti io quattro. Quattro. No, allora, li ho pescati questo. Io tre. Ma questo io non lo posso mettere, quindi te lo prendi tu. Quindi tu ne hai avuti quattro. Io ne ho avuti tre. Tu ne hai avuti? Tre. E tu due? È sfigata? No, allora qui c'è qualcosa che non va, perché c'è qualcosa che non va. Però Lu, mi dispiace, hai perso questa challenge. Però Sofì, ti sei presa una roba che veramente sembri un angelo. Non lo so che cosa sembri. Adesso volerò. Uno, due, tre. Ma perché Luci ne ha solo due? Allora, vi spiego il motivo. Shein ci ha mandato 12 pezzi, bellissimi, però noi ne avevamo scelti 3 a testa, ok? Solo che alcuni capi non erano disponibili, quindi hanno mandato dei capi di abbigliamento di riserva. Sei rimasta, purtroppo, è andata a sfortuna, sei rimasta solo con 2. Questo è un momento molto triste, ragazzi. Siamo tutti tristi. Che cosa facciamo? Ah, intanto bellissimo il tuo outfit. No, vabbè, questo è bellissimo, sparca. Panda, il tuo preferito. Senti, che cosa facciamo, Sofì? Come facciamo a far risollevare un po' Lu? 4 ne hai e Lu ne ha solo 2. 4. Cosa facciamo? Gliene do uno a lei. Va bene. Allora dai, Sofì, tu regali un outfit tuo a Lu. Lu, ti va bene? Amiche? Oh, che belle. Allora, ragazze, diteci estrellitas quanto vi è piaciuto questa challenge. Lasciateci like, ma rimanete con noi. Diteci rimanete con noi, perché
tutti voi. Vi sono piaciuti i nostri vestiti Shein? Vi lasciamo qui sotto il codice sconto del 15%, ma non solo sui vestiti che abbiamo scelto noi, di cui vi lasciamo il link qui sotto in descrizione, così se li volete comprare vedete quelli che abbiamo scelto noi, ma su tutta la collezione Shein o Shein, se volete dire Shein va bene lo stesso all'italiana, Shein all'inglese, ma per bambini, bambine, ragazzi, ragazze o adulti, quindi tutto quello che volete o adulte. Passiamo ai saluti. Salutiamo Kimberly Bonaccorsi, Sara Nagy, Anna Maria Maglione, Anastasia Cristea dalla Romania, Sofia Kruski, Sofia Barutto, Gaia Palmiero, Francesco dall'Inghilterra, Besitos! Salutiamo le gemelline Sole e Rebecca di 3 anni e mamma Giulia, Aurora Manduco, Eleonora G da Roma, Elisabeth Pasquale, Martina Don Vito, Fatima Asia e Amina, Marta Dell'Anna, Martin Bazerla, Maria di 7 anni, Nunzia Anglani. Besitos! Salutiamo Kenudi, Aurora da Andria in Puglia, Aurora Ferrante, Sofia Sarnataro, Consiglia, Alessia Mustafa, Matilde Garno, Diamant o Diamant, non sappiamo come si legge, scusati, da Roma, Giada da Pioppo, Francesco Tufano, Vestito! E ultimi ma non ultimi, Martina Don Vito, Giulia Mugnani, Nicola Maffei, Elisa, Erika e Yanis, Giorgia Lagona, Sanna e suo fratello Lucky, Valeria Farci, Francesco Danola, Ilari da Cesena e Elide Cappello. Besitos! Volevamo dirvi che se il vostro nome non è stato letto qui, sarà letto nel prossimo video, e comunque siete in tantissimi, se ci è sfuggito qualche nome scusateci, ma voi continuate a seguirci e a ricordarci il vostro nome e lasciarci soprattutto i commenti che ci danno tanta gioia. Speriamo di BAM avervi sparato un bellissimo sorriso e vi aspettiamo per il prossimo video. Ciao!